Bella a tutti ragazzi, io sono Massive e oggi sono qui per parlare di una situazione un po' particolare per quanto riguarda l'ambito gaming, in particolare delle nuove schede video che usciranno sia in ambito AMD sia in ambito Nvidia e in generale appunto di questa situazione gaming, in particolare delle risoluzioni 4K in particolare e magari anche del 1440p. Sono uscite queste nuove schede video che sono le 4090, le 4080, sono state presentate le nuove RTX, le nuove RX 7900XTX e la 7900XT, grazie AMD per questi nomi spaventosamente bellissimi. Sono schede video sicuramente che riusciranno sia in ambito AMD e già in quello di Nvidia si vede che riescono a dare delle soddisfazioni atomiche in risoluzioni per me discutibili, nel senso che in 4K queste schede video, anzi, queste schede video sono e soltanto preparate e pronte per il 4K. Una scheda video come la 4090, utilizzata in un 1440p o un 1080p, è una scheda video cappata. Cappata da processore, cappata da dal gioco in sé per sé, genera troppi FPS, troppissimi, è una scheda video bellissima, nulla da dire, e quella particolare scheda video da 4090 permetterà l'utilizzo del 4K, diciamo, per tutti. Ok, quindi riuscirà finalmente a portare il 4K accessibile a tutti, per chi vuole giocare effettivamente magari competitivo, per chi vuole giocare effettivamente un po' a tutto, a ultra, giocando finalmente non più a 60 fps. Sì, perché io personalmente ho una RX 6900XT, una scheda video top di gamma della serie precedente di AMD, e questa scheda video in 4K ti permette effettivamente di giocare a tutto a ultra, no? Ma non effettivamente gli FPS che magari posso utilizzare o posso vedere in Full HD o in 1440p. Infatti questa scheda secondo me è pronta a giocare a ultra a 1440p. 1080p giochi a qualsiasi cosa sopra i 150 FPS e va benissimo. Ma la vera domanda è: ne abbiamo veramente bisogno di questo 4K? Perché effettivamente io non conosco nessuno che gioca in 4K. Almeno tutti noi a casa abbiamo, bene o male, una TV 4K. È facile da avere, è facile da reperire, è facile da acquistare, voglio dire, non costa effettivamente tanto. Costa relativamente poco ormai comprarsi una scheda, una TV 4K. E quindi è più probabile che tutti noi abbiamo un 4K a casa, ma non, anzi, pochissime persone hanno effettivamente un monitor 4K. E di conseguenza, per giocare in 4K su un monitor del genere, ti serve una scheda video di un certo livello. E magari se io volessi giocare a giochi competitivi, ad un certo punto mi troverei cappato eventualmente dalla scheda video, perché il 4K magari consuma troppe risorse nel computer, no? Quindi la scheda video non riesce più a sopportare quella risoluzione. E va benissimo, ma quindi ne abbiamo veramente bisogno? Cioè, veramente c'è tutta questa gente che gioca in 4K? Cioè, io dubito fortemente, eh? Vorrei andare a vedere, magari se riesco poi magari metterli in post, vorrei andare a vedere se ci sono dei grafici, delle risoluzioni, dell'utilizzo delle risoluzioni magari su Steam, no? E quindi riuscire a capire più o meno quanto effettivamente venga utilizzato questo 4K. Però adesso le schede video stanno puntando tutte al 4K, ma io personalmente, che ho un Full HD a 144Hz, non vedo la necessità di passare a un 4K giocando effettivamente a circa, quant'è, mezzo metro di distanza? 4K per carità, può dare, anzi dà al 100% una risoluzione maggiore e ti crea, può creare appunto delle immagini molto più nitide, molto più belle da vedere, bene, benissimo, ma questa distanza è effettivamente un po' uno spreco effettivamente, no? È un po' uno spreco utilizzare secondo me un 4K a queste distanze così brevi, soprattutto magari se si utilizza un magari un 24, 25, 26 pollici, che sono risoluzioni letteralmente molto piccole. Ma va benissimo così, ognuno è libero di fare quello che più crede. Personalmente lo trovo alquanto inutile. Schede video tipo l'RX 6900XT oppure la 3090 di conseguenza sono morte e sepolte dopo l'uscita delle nuove schede video 4080, 4090? No, secondo me no, anzi secondo me
hanno una vita ancora più longeva. Perché? Perché le schede video, le nuove schede video, se saranno puntate esclusivamente al 4K a causa di bottleneck, a causa di qualsiasi altra cosa, queste schede video possono sicuramente scendere di prezzo e fare accedere a tutti un 1440p a ultra. A ultra! Adesso la mia scheda video si può trovare a circa 700-800 euro. La mia in particolare un po' di più, però più o meno a circa 800 euro. Se noi aspettiamo circa 6 mesi, con l'uscita delle nuove schede AMD, magari ci sono ulteriori tagli, si riesce a portare a casa una 6900 XT a, non ne ho idea, 600 euro? Ragazzi, cioè, mind blowing. Cioè, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di giocare a ultra, a tutti i giochi, in 1080p o 1440p, e distruggere qualsiasi gioco ci sia in circolazione, almeno in quanto riguarda il raster, ma va benissimo. E direi che è wow, finalmente abbiamo veramente la necessità di passare al 4K? Cioè io devo per forza passare al 4K? Sono obbligato a passare al 4K perché le nuove schede video effettivamente in qualche modo mi obbligherebbero a passare al 4K. Se usassi una 4090, per dire, domani mi compro una 4090, no? Ho 2000 euro da buttare e mi compro una 4090. Benissimo. Io non potrei più giocare in 1080p, perché avrei prestazioni pressoché simili, o un po' di più, insomma, per carità, 20-30% in più di una 3090 Ti, in Full HD. Uno dice, sì, vabbè, hai 30% in più, sì, ma in 4K riesce a dare molto di più. Potrebbe dare le mie stesse performance in Full HD, ma le dai in 4K. Non capisco, effettivamente dovrei in qualche modo passare a 4K. E quindi dico, ragazzi, ma state in questa generazione, non cambiate scheda video, per carità, se dovete comprarne una nuova e avete la possibilità di farlo, è sempre meglio prendere l'ultima. Però valutate bene i prezzi. Effettivamente, i prezzi di queste nuove schede video sono alquanto discutibili. Speriamo in AMD che riesca in qualche modo a buttare fuori schede video top, medio gamma, a prezzi ragionevoli, ragionevoli. E basta. Questo era il mio ragionamento che volevo fare con voi. Volevo condividere il mio pensiero. Effettivamente, spero che in qualcuno, in qualche modo, abbia la mia stessa idea. E magari qualcuno potrà dirmi, no, non è vero, io uso il 4K tutti i giorni, gioco a 4K e va bene, va benissimo. Spero, insomma, che tu abbia una scheda video che riesca in qualche modo a raggiungere il 4K che desideri, soprattutto magari nei giochi multigiocatore, perché nei giochi single player, anche se raggiungi i 60 fps, non è quello il problema. Però ecco, questo era un piccolo recap, un piccolo pensiero, un piccolo modo di pensare un po' diverso dagli schemi che attualmente vedo, perché mi sono guardato centinaia di recensioni ormai e delle nuove schede video, e ormai la risoluzione di default è 4K, ma io personalmente e come tantissime altre persone il 4K neanche lo vede, e magari vede massimo 1440p, che è una risoluzione sicuramente molto più valida del Full HD e magari più ragionevole a livello di prezzi rispetto al 4K. Basta, questo era il mio pensiero, spero che questo video vi sia piaciuto, scrivete nei commenti cosa ne pensate, se ne avete voglia, se ve la sentite, altrimenti vi potete dare un bel dito in su, e basta ragazzi, bella a tutti da Massive e ci vediamo al prossimo video.